Giornata di rientro. Dopo una bella dormita in un bed and breakfast, visto che mi aspettava una giornata molto lunga, mi sono diretto verso il Colle dell'Agnello. Mi trovavo a Cuneo, perciò avevo due possibilità, o rientrare tutto in autostrada o rientrare tutto zigzagando tra Italia e Francia facendo i passi. Ovviamente ho scelto la seconda. La prima comportava 5 ore d'autostrada, noiosissima. Mentre la strada che ho scelto io è 12 ore. Finito il Colle dell'Agnello, bellissimo, sono andato in direzione del Moncenisio, ritornando dall'Italia. Finito il Moncenisio, mi sono diretto verso il Col de l'Isaron.
Passando dalla Roserie, sono diretto poi al piccolo San Bernardo, arrivando così in Valle d'Aosta. E da lì mi sono diretto verso il Gran San Bernardo. Rientrato in Svizzera, mi aspettava un pezzo di autostrada fino ad arrivare al Passo della Novena. Giunto in cima al Passo della Novena, mi sono fermato a sgranocchiare qualcosa. Pochi chilometri ormai rimanevano da arrivare a casa. Ho percorso in totale in questa giornata 670 chilometri, praticamente solo di passi. Qualche chilometro d'autostrada, ma senza superare la cinquantina. Thank you.
è stata una bella tirata, ma ne è valsa la pena. Grazie per aver visto questa serie e ci vediamo alla prossima avventura.